tutti, eccoci qui, io sono arrivata finalmente sana e salva alla mia postazione perché le ragazze mi uccidono ogni volta, però io oggi vorrei salutare un ospite, anzi degli ospiti che ci sono venuti a trovare, scusate, è una troupe della televisione francese, TF1, eccoli qui e faranno un documentario su di noi. Documentario su di noi che andrà in onda prossimamente in Francia. Certo, i cameraman sono molto più carini dei nostri, questo bisogna dirlo. Però adesso, bando alle ciance, basta aver visto me. Così, adesso, dopo pranzo, che volete di più? Adesso c'è una canzone, tanto per iniziare alla grande, con Emanuela che canta I Love to Love.
che andate a male. Io prenderei la prima telefonata, così evitiamo di parlare di loro. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Adriana da Dispoli, ciao Ambra. Adriana. Ciao. Io, Adriana, mi suggeriscono, ma tu sai, io già ho visto qualcosa che non andava bene all'inizio del... Che hai visto? Che cosa ho visto? Tu l'hai visto quello che ho visto io? No. Beh, a me è sembrato che c'era Antonella prima di me. Ecco, la vedi, lei è pronta. Bella? Tutte belle, no? Sì, va bene, ma lei insomma, dai. Tutte dai. Belle. Poi tu lo dici così per farle contente. Ma no, tanto no, lo sappiamo no. Tutti, vero? Sono tutte belle e simpatiche. Sono tutte belle e simpatiche. Sì, sì. Ma è vero, guarda. Sì, sì. Oggi voglio essere buona anch'io, guarda. Sono carine, carine, carine. Poi soprattutto... ce ne stanno un paio di cervelli. Ah, qui? Ma io, beh, mo non scendiamo in particolare, mi raccomando, perché nessuno interessa questo, nessuno no, gliel'ha no, chiesto. No, ecco, come ti chiami piuttosto? Adriana. Adriana, quanti anni hai? Io sono vecchia, ho 44 anni. La buttiamo così sul tragico. Nonna, ma per carità. Hai due nipotini? Cinque figli. Cinque figli, due nipotini, 44 anni, e cosa vuole di più dalla vita, dico io. Scelga pure, chissà che non vi. Ma io non lo so, perché sai, a questa età purtroppo. Basta che ci divertiamo. Sì, infatti, però non ci divertiamo se lei non sceglie, perché. Allora io scelgo il mio nome. Chi... Velocemente, grazie, lo so che. Chi? Ecco, questo è un vestito verde. Marzia? Marzia. Oh, finalmente Marzia, ci hai salvato, grazie. Adriana, dimmi. Non ti vedo pronta di riflessi però, sì. Sarà l'età, i primi dolori, no? Hai dolori alle ossa tu? Dappertutto. Lo so, che vitaccia. Sì. Va bene, giochiamo Adriana, allora. Oh, non voglio nemmeno giocare, vogliamo piangere insieme. No, no. E allora giochiamo. Dai, dai. Mi raccomando, no, tirati su perché se mi dai, dai così... Io non leggo nemmeno, Dai. No, dai. Allora, viene il giorno, attenzione per favore, dica. Non pianga, mi ascolti. No, viene il giorno del primo Chuck per Ambra. Ricordate la super diva di Non è la Rai. È stata scritturata da Matt Dillon per interpretare un colossal. Nella prima scena Ambra, vestita da nipote di Rossella O'Hara, la protagonista di Via col Vento, fa un ingresso trionfale in sella un puro sangue. Nella seconda scena Matt Dillon le fa una irresistibile dichiarazione d'amore. Il biondino, però, presente anche sul set del film ma nascosto dietro una macchina da presa, secondo te che cosa fa? Interrompe le riprese oppure tace soffrendo di gelosia? Cosa farà mai? Interrompe le riprese. Interrompe le riprese, dici? Ma non lo so, vediamo. Sarà difficile. No. Tace soffrendo di gelosia, visto? Va bene, richiamo. Adriana, perché qui non bisognava piangere, tutto qua. Mi dispiace, Adriana. Richiamami, ciao. Lo so. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, mi chiamo Graziana. Graziana? Sì. Che bel nome, Graziana. Grazie, anche il tuo. Beh, io lo so, era scontato che il mio fosse bello, Non c'era bisogno, Graziana, che mi venisse a dire che il mio nome è bello, perché lo sanno tutti. Va bene. Ambra è un nome fantastico, è un nome bellissimo. Certo non è Daniela, non è Arianna, non è Cristina, non è Antonella soprattutto, scusate. Antonella e Ambra, due cose completamente differenti. Proprio il sole e la luna. Ok. No, il tempo sereno e il tempo nuvoloso, perché lei è un po' scura, un po' così, insomma, l'hai vista, poi non è niente di speciale, ecco. Ma un naso a patata. Sì, due occhi soli, non vedo come, cioè, due occhi soli così, molto semplici. Statura sul 1,30 m. Ma capito, non va. Pesa, sembra magra, ma pesa, non so, intorno ai 70 kg mi sembra l'ultima volta che l'ho pesata, perché lei continua a mangiare. Peggio per lei, certo non è il mio fisico, ecco. Scegli, Graziana. Arianna. Arianna, così, decisa finalmente, Grazie Arianna. Non fare questi gesti, perché così è maleducazione, sai, le mie ragazze. Graziana.
Come devo fare io? Perché? Aiutami tu, almeno non so, indovina questa volta. Mi raccomando, fai attenzione alla nostra diva, perché in questi ultimi giorni è capricciosa, molto capricciosa. Attenta! Sì. Alle riprese del Super Colossal interpretato da Ambra e Matt Dillon partecipano anche Kelly McGillis, Winona Ryder e Meryl Streep. Immaginatevi lo stupore di Ambra quando, durante la scena del bacio tra lei e Matt Dillon, il biondino irrompe sul set interrompendo le riprese. Convinta di assistere a un'ennesima sciocca scena di gelosia, Ambra che cosa fa? Punisce il biondino oppure lo tranquillizza giurandogli che il bacio è assolutamente finto? Punisce il biondino? Punisce il biondino? Ma non lo so, guarda, perché veramente... Vediamo? Beh, io penso che una punizione migliore di questa non esista. Adesso potrà, così conciato, andare a far compagnia alla sorella. Mentre la nostra Alessandra si tuffa per pescare questo premio. Che cosa pensi di aver vinto tu? Lo sbucciatore. Ah, perché ti serve? No, non mi serve. E allora che cosa vorresti vincere? Ma qualsiasi cosa, uguale. Ah, è uguale. Non so, buongiorno. C'è un appartamento a Parigi. Ciao, come Alessandra. Premio. Ti piace, Graziana? Cosa? Scusa? No, non ti distrarre, perché Alessandra non conta, capito? Oh, come non conto? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Ma è tanto dolce. Sì, ecco, sì, vabbè. Senti, la signora. Quando dorme, quando è in acqua. Va bene, senti. Allora, la signora ha vinto una maglietta della salute in pura lana vergine. Visto? Grazie, ciao. Se dava retta a me, Graziana. C'era quell'appartamento a Parigi, ma non l'ha vinto lei. Mi dispiace. Lei da resta Alessandra. Ciao, ciao, ciao. Andate pure. Lo so che sono perfetta, ma... Pronto? Ciao, Ambra. Sono Antonietta. Ciao. Come ciao. Ti chiami? Antonietta. Antonietta? Non ti avevo sentito. Quanti anni hai? 32. Ma avete paura di dire l'età? Insomma, a questa età non si deve nascondere. Beh, figurati, a noi si fa ridere 32 anni. Noi abbiamo ragazze molto più vecchie di te, insomma. Non ci credo. Come non ci credi? No, ma loro se li portano bene, però... Guarda Mary, per esempio, a 34 anni non li dimostra, ne dimostra 40. Capito? Vedi? Sì. Questo sguardo un po'... Io per esempio ne ho 36, ma anch'io non li dimostro, io sono tutta salute. Sono tutta salute, signora mia, mi guardi? Io la chiamo signora perché lei ha detto di essere vecchia, no? Giusto? No, sono giovane. Anche Maria Teresa, sai, è molto... non è giovanissima. Tu le vedi così perché... Ecco, l'unica di Milano, ecco. Vedi, lei perché ha la nebbia si mantiene bene, sai che a Milano c'è la nebbia, no? Sì. Assomiglia alla Gioconda lei, è vero? Sì. Quella di Leonardo, la Gioconda, sì. No, con questo sguardo un po' meno, però. E Prisca? E Prisca, eccola qui. Ha un'età indefinibile proprio. Cioè, non posso proprio rivelarla, perché altrimenti... Lei passa ore e ore e ore a farsi queste treccine. Ti piacciono? Certo, sì. Beh, prova a usarle anche tu, sono sicura che ti stanno benissimo le treccine. Non credo, non sì. credo proprio. E questa è invece la nostra veterana di Non è la Rai. No, questo è vero però, Tu lo sai quanti anni ha lei, giusto? Non lo ricordo. Che fai, non la guardi? Non ci guardi? 26 ne ha, Cristina. No. Come no? Sì, sì. No. E non ci crede nessuno, ma è vero, è l'amara verità, purtroppo. Ha la stessa età delle due gemelle, perché due fanno soltanto Cristina. Ma ci sei? Sì, sono qua. O ci fai? Che carina, ma come sono gentile. Allora, vogliamo scegliere? Sì. E scegliamo, va? Perché ti vedo un po'... La prima. Anche tu stai dormendo, Elvira, per quello ti ho scelto. Sì. Non sono sveglie queste ragazze. Comincia a pesare l'età anche a loro. Pronta? L'unica a cui non pesa mai l'età è questa meravigliosa Ambra, questa divina Ambra. Capito? La stupefacente Ambra. Chissà chi sarà mai questa Ambra. Appunto, chi lo sa. Appunto. Leggiamo. Ambra si è proprio comportata male. Il biondino ha interrotto le riprese del Colossal perché la gang dei rapitori dei cine teledivi
stava per sequestrare l'intero cast. Il biondino, insignito da Bill Clinton della medaglia al valor spettacolare, va da Ambra e le propone di fare la pace oppure fa sentire pesantemente le proprie ragioni. Cosa fa? Fa la pace. Fa la pace? Sì. Vediamo. Guarda bene, eh. Guarda. Oddio. Ah, che dolore! Che dolore! Ciao. Non lo doveva fare assolutamente. Mi dispiace, hai perso. Ciao, ti proverò. Maleducato questo biondino. Io non ho capito. Abbiamo fatto un esperimento con la nostra mascotte, la più piccola, con Valentina. Così lei ha condotto un gioco e questo esperimento è andato benissimo. Ha avuto un successone, pensate, proprio lei. Ma è normale, l'ho istruita per bene, capite, no? Il PDR, lei ha seguito perfettamente. E ora io mi sono detta, lo rifarai anche oggi, Valentina. E infatti eccola qui, Valentina. Ah, eccomi qui, sì, un'altra volta, eccomi qua, io e la ruota, giri. Ma tu guarda caso, è riuscito il gioco di ieri. Eh sì, il gioco dei colpi di testa, quello dei mimi, lo ricordate, vero? Sì, ma adesso venga a me il primo concorrente. Ciao bimbo. Piccolo anch'io, io sarò il messo rubagotti, stai zitto, e allora? Oh, quando Rambaud è sceso sulla fascia e ha dato la sgombettata, è andato dall'arbitro e gli ha detto zitto, scusi, zitto, non fare lo spirito. Senti, voglio fare un po' di domanda. Da dove vieni tu? Io da Roma. Da Roma? D'Osserdam, c'è presente Osserdam? Sì. Guarda una cosa, quanti anni hai? Vabbè, questo si capisce. Io? 37. Si capisce. 37. Osserdam. È vecchio, ma di cervello è piccolo. Guarda, si mette un'altezza uguale, vieni qua. Siamo arti uguali così, eh? Non fratello stupido. Comunque, va bene. Mi dispiace. Faccia, giochiamo, senti allora, che è meglio. Giochiamo. Gu, vieni per favore. Ecco qua, guarda, queste sono tre buste, tu le devi scegliere. Questa qua. Questa. Quella al centro, perfetto, quella là. Stai zitto, vabbè. Me hai scelto questa. Vale la prima. Oh, vabbè, scusate, non parlo più. Dov'è la? Fatto, visto tutto. Però adesso mi serve Antonella. Antonella, vieni per favore. Una cosa importante. Oh. E anche Bob, vieni qua. Oh. Allora, aspetta, ci c'entro? Allora, non fare lo sciocco. Devi indovinare il titolo di questo film. Pronto? Sicuro? Certo. Via. Antonella e Bob. Ma che? Era troppo facile. Ah. La Bella e Bob. Ma che dici? Penso. È evidentissimo, poi sono brava, quindi... Quella meglio di Ambra, la buona. Beh, se ero in te questo non me lo facevo dire, da lui. Oh. Golden. Oh, vabbè. Sì, certamente. Che è l'Ambra Fans Club questo qua? Non fare lo scemo, forza.
Sempre la Bona. E Mazinga Z. No! E Gorilla. Tarzan. Guarda, fai una brutta fine tu. Scusa. Allora. La Bella. E la Bestia. Mi pareva ovvio. Troppo forte. Guarda, si è il senso buono però, eh. Va bene. C'era Antonella che era bravissima, quindi vai, vai, vai. Il secondo concorrente. Ciao. Scusa, un secondo fa ti ho mandato via, perché sei ritornato qui? Guarda, è un gemello. Ah, hai un fratello gemello? Così è detto. Stupidi tutti e due? Aspetta, al tempo. Che stupido. Va bene. Dimmi. Giochiamo. Allora, Gu. Stai attento, non fare la figuraccia che ha fatto tuo fratello. Allora, scegli una delle tre buste. Azzurra. Azzurra. Grazie. Ah. Questo è semplicissimo, più semplice di quello, grazie. Allora, stai attento. Dimmi. Allora. Che vuol dire? Ciao. Lo sapevo. Aspetta un attimo. 5. Una. Due. Forza qua. Ma che? Ambra quando cammina. Guarda. Per favore. No. Che sta facendo? Ma che io? È un cavallo. Un orso. Ma che? Ma t'hai imparato a fa' scuola? Ecco. No, io mi sono branato. Sei tu che sei imbranato. Io. Che vuoi mettere la mia? Vabbè, sono imbranato. Va bene, allora passiamo avanti. Dimmi. C. Uno. Ci vediamo dopo. Mandami una cartolina, quando sei arrivato. Dai, C. Purtroppo è scaduto il tempo. Erika, era la carica dei 101. Se sai bene in latino, la C vuol dire 100 e questo è 1. Quindi, sì, sei ignorante purtroppo. Va bene, facciamo rientrare tuo fratello. Queste cose non le voglio vedere. Come mio fratello? Non mi importa niente. Guarda, Moira, per favore vieni. Guarda, come omaggio mi ha preso un attacco di bontà al cuore. Vi regaliamo i quaderni delle ragazze di Nonella Rai. Uno. Ma amici miei ci tengono. No, uno. No, Francesca la voglio, io meglio. Oh, mamma mia, quanto sei malvagia. Dammi qua. Grazie di quaderni. Allora, comunque, siccome io non vi distingo perché siete uguali, appunto, andate tutti e due in piscina. Vabbè, vieni. Prendili, buttali. Tutti e due. Sì. Dammi qua, tutti e due. Molto male. Tutti e due. Ecco qua. Vai in piscina. Oddio. Ragazze, voi che dite? Li buttiamo? Certamente. Bagno. Buttali. Buonasera, io sono maga, oddio, mi sono messo nel caschetto di carte, vabbè, io sono maga, mi mandate la prima telefonata per cortesia, che devo da lavorare? Pronto? Pronte, io sono maga. Ciao, sono Paola. Paola, che mi dici? Dimmi a me. Dimmi te qualcosa del buono, dai, che mi va tutto male.
No, c'avevo il suo vestitino, tutto caruccio. Che ti va tutto male? Io ti dico tutto! Tutto, che ti dico? Capirai! Come ti dico male! Che ti dico? Sì, sì. Aspetta, sì, buona. Il matto, conoscerai un matto? Sei fidanzata? No. Ecco, ti fidanzerai con uno mezzo così. Ma mattacchione, un po' mattacchione, così. E poi niente, che te devo dire? Un matto però sarà un campagnolo. Con tutti i campagnoli per sposate. Che vuoi fare? Peppiniello, si chiamerà Peppiniello. Ah, e con le pecore, con le mucche, darserai tutte le mattine alle 5. Anzi, alle 4. Così te prendi le cose con calma e fai tutte le pecore e le mucche. E zappi l'orto e fai le verdure e le verdurine. E così risparmi pure. Perché ti fai tutte le verdure da sole. Alessia Gioffi non mi fa la pecorella per cortesia, Che sta 2 ore e mezza fa me. Vabbè che sta la sora Pepe, sono campagnola e sono campagnola. Oh, sono 2 ore e sono girasse carte. Niente, come ti dico male. Conoscerai sto mattacchione un po' così. Però non sarà, non ci avrà una vita monotona, perché siccome questo è così, è mezzo matto. Ah, beh. Sì, ti divertirai sempre. Su con la vita, mamma, che ti sento tanto afflitta io, Lo so, ma tutto male. Gioia di vivere, gioia di vivere, perché io sono la maga dell'amore. Uffa, sta palla! Sta palla, che palla. La palla. Insomma, è tutto qua, amore santo della mamma. Non c'è più niente, vabbè. Niente, ti fidanzerai. Vabbè, questo campagnolo. Ti saluto, ciao. Ciao, ciao. Madonna, che mosceria, siamo nei miei un po' di vita. Pronte? Lucia? Che vocione! Come ti... Cesare. Cesare? Da Roma, sì. Cesare, cosa fai tu nella vita? Niente. Non studio, non lavoro. Ecco, sei bravo, sei. Grazie. Nella facente sei. Capito, sì. Allora, sei, hai una donna? No. Ecco. Senti, mi devi dire? Quando potrò conoscere una come Alessia? Alessia chi? Alessia Merz. Una dichiarazione d'amore in diretta. Senti, ma hai telefonato per parlare con me o per parlare con Alessia? Scusa, Per parlare con te. E allora? Mi devi dire quando potrò conoscere una come lei? Mai. Come mai? Mai, tutto al contrario, conoscerai una bionda. Con tutti i riccioloni, no? Ma io la faccio diventare amore. Con un vestitino bianco. No, capito? No, tu mi devi dire quando potrò conoscere. Mai, o bionda o niente. Ma sei maga? Sono maga, sì. Bionda, e bionda, allora? Ricciola, che fa tutto così. Ti va bene? Vabbè, va bene lo stesso, dai. Niente, accontentato. Sì. Ecco, lo vedi, mi hai fatto crollare il castello, mi hai fatto crollare. Non la conoscerai mai, o biondone, una biondona conoscerai. Ma sei cattiva però. Non sono cattiva, mi sei stufato, basta. Sei proprio sfortunato, io lo vedo nella palla, guarda. Sei sfortunato, senti, io ti consiglio di farti un tipo un talismano, un portafortuna casareccio, però, te lo fai da solo. Tu prendi un rospo, vivo però, un rospone. Lo apri a metà, vivo però, deve essere vivo. Non è che tu prima lo ammazzi e poi fai, lo apri, vivo. Ci levi tutta la roba dentro. E poi lo riempi, lo fai seccare. Ok. E poi lo riempi, ci metti le ali di pipistrello, un po' di cicorietta, 2 cucchiai d'olio, a crudo mi raccomando. E poi lo faccio mangiare. Mangi tu. Poi lo secchi, poi lo richiudi. E poi te lo porti sempre appresso, qua attaccato al collo, con sto rospone, così. E poi? E quello ti porta fortuna e conoscerai la donna della tua vita. Oh, lo vedo nella palla, però vivo. Grosso, un rospone grosso. Lo apri a metà, lo svuoti tutto. Poi lo fai seccare così. Lo fai seccare così. E poi lo riempi, lo chiudi e te lo porti qua, così. Ciao, Alessia. Ah, sono Lucia, lo sa. Basta, te voglio parlare più, via. Vai, vattene via, te voglio parlare più. Mi ha fatto crollare pure il castello, mi ha fatto crollare. Mi era venuto tanto caruccio e tanto bello. Caruccio. Ciao. 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 Ciao, l'ho detto ciao. Gira la palla, gira la palla, gira la palla e palla gira.
gira la palla, gira la palla, gira la palla, gira. Ehi, pronte? Pronto? Uè, paesà, chi è? C'è il piacere di parlare con la maga? Piacere mio. Paesà, come ti chiami, paesà? Io mi chiamo Cristiano e sto a De Roma, non so di paese. E sto a De Roma, a secco, senti un po'. Che te devo da di? Che pure lui mi ha fatto con il castello, senti, a bello. Che te dico? Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Dimmi. Tra l'altro, la fortuna sta con me. E figlio mio, fate benedire, pure a me mi chiami, ma che vuoi? Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Dimmi a me. Che segno? Che segno? Un po' tenuto, no? Sulla vita in generale. Però c'è l'amore che mi va male. Ecco, sapevo io. A me mi piace una ragazza bionda che con la testa fa sempre così e c'ha il vestito bianco. Ah! Sei io! È lui, 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 è lui. Senti, che segno sei? Sagittario. È un buono come segno, che fa così? Sagittario. E i sagittari so così, Come i sagittari so così, so testardi, so. No, magari sì, sono un po' fessi, però... So così i sagittari, so testardi. Ma non so, io non so così. Io so diverso. E lei so toro, toro sagittario. Sì, si può fare, dai. Si può fare, si può fare. Senta un po'! Che sono sagittario io sono sagittario, non mi piace sagittario. Scusa, Miriana, di che segno è? Miriana è scorpione. Non va bene te, c'è scorpione, no, scorpione sagittario, male, male, tutto, male. Ambra che è? Ambra che è? Toro e toro, scusa. Allora, toro, aspetta, cambiamo, perché toro c'è stato te. Mary? Sì, mo tutta la generazione non è la Rai. No, però chi può stare bene? Ciao, Mary. Ah, mi sei stupato. Hai fatto pure il tossame, hai fatto la tosse. Senti, tu non mi piace perché sei un minuto, perché prima mi telefoni, no? Mi piace forte. E mi dici, ecco, vedi, ora sei più carino. Grazie. Ciao, 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 ciao. Maria, ciao. Che c'è, non stai telefonando, no? C'è, c'è. Oh, insomma, questo cartello di carta non mi riesce. Oh, pronto? Pronto? Su, su con la voce che non ti sento. Ciao. Pronte? Pronte? Da dove chiami? Da Milano. Sei milanese? No. Come la nostra Isabella, la nostra Anna. Cosa mi dici? Che hai fatto oggi per pranzo? Oggi? Ancora niente. Ecco, sapevo io. Ma sei proprio di Milano, Milano? No. E di dove sei? Sono pugliese. Pugliese? Sì. Vabbè, che vuoi sapere? Dimmi, chi sono mago? Chi sono mago? Chi sono mago? Parlami un po' dell'amore. Ma tutti con l'amore, st'amore. L'amore vi fa male. Sti maschiacci qua, sti minacci che ci danno tutte fregature. Che ve possino. Mo ve lo dico, momento. Che te dico qua che vi taccia, fia mia, costomini. Costomini che vi taccia. Non ce la faccio più. Che barba, che noia. Ma che barba, che noia, che noia, che barba. Io sono stufa, sono stufa, Giovine Bruno. Giovine giusto. Bruno. Giusto. Bello. Scolaro. Un po' piccoletto. Mica tanto. Scolaro, quanti anni hai? 24. Ma con lo scolaro ti metti, scusa, Vabbè, fia mia, che magari è tanto tempo che non... No. Uno scolaro. No, non è uno scolaro, perché qui c'è scritto militare. No, neanche. Ho troppo, sbagliato. Troppo piccolo. Sì. Da scuola scolaro siamo passati al militare, è mo' facile che arriva uno più su. Amore, amore, vedi qua c'è l'amore, l'amore. Donna Bruna, sei Bruna? No. Brutto segno, brutto segno. Infatti. Sempre Oh, sarò monotona, però se vuoi che è colpa mia. Scusate. Niente. Sto scolaro che va a far militare che è proprio de E c'ha pure i sordi, c'ha. Meno male. Sì, sì, lo vedi, esce sempre questa giovine bruna, è la seconda volta che esce, lo perché? Vedi? Chi sarà? Poi a me le more mi stanno pure antipatiche, anche guarda un po'. No! No per voi, no per voi!
Sei tanto carucce voi, more, lo so io perché. Fate portare. Fate portare! Abbi fede! Abbi fede! Qua che sto a far solitario, qua con tutte queste carte. Solitudine, ecco, finisce con solitudine. Perché tu conoscerai questo scolaro che va a farmi dare che... No, non può essere. E tu lo lasci, quindi solitudine. La no. Solitudine. Se sono sposata, come faccio a conoscermi in Italia? Eh? Se sono sposata. Non potevi di prima che stava qua tutto solo. Ciao! Mi ha fatto vedere tutte le carte qua per sposata. E dimmelo prima, no? Vabbè, che va già di? Insomma, che va già detto già, no? Io mi vado già lasciare perché devo andare a pascolare le pecore. E le pecore, le mucche e le pecore alle mie che mi spettino. Questa palla mi è sempre spostata, sta palla, cambiatemi la palla. Che va già di? Si vediamo domani, no? State buono, va, vai sa. Ciao. Eccomi qui per la gioia dei vostri occhi, per la gioia di tutti e di tutte. Eccomi qui. Io però adesso devo presentare una canzone altrettanto carina. Io a questo punto devo essere sincera. Molto carina e molto divertente. E chi la canta è Francesca e canta appunto questo folle sentimento. Negli occhi tuoi, negli occhi miei, che cosa c'è? Io lo conosco, questo momento, la voce del vento cresce dentro di me. Che sa tutto, voglio presentare una ragazza molto emozionata. Lei si chiama Chiara e canta You're the one that I want. I got cheese.
meglio se parlasse di pasta. Avrei davanti fettuccine e poi spaghetti invece di lettere e di biglietti. Potrei mangiare le linguine alla ragosta, penne, gnocchetti e pasta alla arrosta. Bando alle ciance, ritorniamo qui alla posta, che è tanto tempo che non apro più una busta. E adesso ho fame, lo so che adesso ho fame. Mannaggia, adesso ho fame, m'è venuta fame, m'è venuta fame. Resisto, mantengo il mio contegno e non desisto. È troppo assurdo che in un posto come questo pensi alla pasta fatta col pesto, mentre mi piace lo sto sempre dando il cerco con... sicura? Salgo una brutta figura. Ma che ho sbagliato? Mi sa che ho sbagliato anche stavolta. Mi sa che ho sbagliato anche stavolta. Sì che ho sbagliato, no che ho sbagliato. Non ci credo. Ci credo. E... lo so, eh. Pam pam. È finito. Ecco, grazie. Io non so come sia successo. Io lo so questo. È che io lo so, è che mi è venuto un blocco, non so, sarà un fatto nervoso. Io niente, io ho chiesto a Teresa, Teresa, quando mi si biscola, lei ha detto al quinto blocco, io mi sono bloccata, eccomi qua. No, non lo so perché. E ragazzi, andiamo avanti, scusate. Andiamo avanti con la prima lettera. Ragazzi. Vabbè. Gentilissima Sabrina, la ringrazio anticipatamente per la sua cortese attenzione e per il suo simpatico giuoco di corrispondenza. È proprio l'aspetto ludico che amerei sottolineare, così come il fatto che si possano placidamente esprimere pareri che comunque rimangono soggettivi e personali. Dal primo istante in cui la sua leggiadra persona apparve sullo schermo diffondendo nell'aere una luce fulgida ed aurea, rimasi conturbato da tanta sublime genuinità. Lo credo bene. Ma, come lei mi insegna, i moti del cuore sono mutevoli e cambiano nell'inesorabilità del tempo. A tutt'oggi io penso che lei sia una smandrupata, sdrucinata, sderenata, mazzancolla, Davidona. Dunque, io ho letto questa lettera per dimostrarvi il mio senso democratico appunto nel rendere pubbliche le opinioni di chiunque. Io giammai mi porrò al tuo basso livello, poeta da strapazzo, altro dirti non to, altro dirvi non vo, se non che stramandrappata, neanche lo so dire, guarda, sdrucinata, sderenata, mazzancolla, Davidona, ci sei tutto, il tuo fratello, tutti quelli dell'albero tuo genealogico, quelli sotto casa tua, quelli che aspettano la fermata dell'autobus, tutto il tuo palazzo e chi viene, viene e basta, andiamo avanti. Adesso vorrei andare avanti per la gioia di Ambra, intervisteremo la nuova diva di Nonella Rai, o meglio la nuova divina, vieni qui signore e signori, Antonella! La bellissima Antonella, ciao Antonella. Ciao. Dunque, tu sei molto bella e su questo siamo d'accordo. Ti ha mai creato dei problemi essere così bella? Purtroppo sì. Che tipo nell'amicizia, di problemi? Per esempio? Nell'amicizia sì, mi sono sempre sentita in soggezione perché loro sapevano che io ero bella e quindi o mi scansavano questi problemi qua. Purtroppo sì, nel senso che mi, non so. No, parla vicino al microfono, sennò non si sente. Quindi tu hai perso delle amicizie per la tua bellezza? A volte è capitato, non sono state vere amicizie, sì, però mi ha fatto rimanere male, questo mi è successo. Ma tu quando esci con le tue amiche loro sono contente di uscire con te, che cosa fanno? Sì, sono contente, sono contente, questo sì. Ma tu ieri però c'è sempre qualcuna che le dà un po' fastidio. Ma tu ieri mi hai raccontato una cosa, che succede quando tu devi uscire con le tue amiche, che succede? Che ti dicono loro? Ad esempio io domani sera vado a mangiare una pizza con le mie amiche e mi hanno detto... anche se è buio, mettiti gli occhiali neri, tirati sui capelli e vestiti trasandata. E tu lo farai? Non lo so. Non lo sai? Non lo so, no. Senti, ma secondo te, qui a Nonella Rai, c'è una ragazza più bella di te? Ce ne sono tante belle. Sì, ci sono, ci sono. Ah sì? Sì. Mm. Senti, cosa vorresti fare da grande tu? L'indossatrice. L'indossatrice? Sì. Faccio subito una sfilata. Sì, sì, no. Sì, sì. Ragazzi, vogliamo vedere questa sfilata? Antonella... ti prego, improvvisa questa sfilata per noi. È senza musica, ragazze, senza musica, dai. Il rap, e adesso sfila. E sì, che adesso sfila, adesso sfila. Beh sì, sei perfetta. Voi che dite? Un applauso di incoraggiamento? Senti, ma visto che tu ci tieni tanto a fare la modella, sì. Ti raperesti a zero per fare la modella? No. No? No. Anche se ti assicurassero che diventeresti... No, 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 no. Assolutamente no. Per amore ti raperesti a zero? Neanche. Ingrasseresti 20 kg per esigenze di copione?
se ti dicessero tu diventi protagonista assoluta di questo film? Dipende che film. Dipende che film, ma allora lo faresti? Forse, e l'attore. Senti, quante volte ti viene il batticuore? Spesso, soprattutto qui. Quando? Adesso. Adesso? Sì, sono emozionata. Anch'io. E poi in quale altre situazioni? Quando devo fare qualcosa di importante, un esame, oppure quando devo uscire una persona che mi interessa. Sei mammona tu? Tanto. Tanto mammona? Sì. E ho saputo che tu hai una passione per i ristoranti, ti piace tanto mangiare? Da morire. Qual è il tuo piatto preferito? Anche se non si vede, però io adoro mangiare. Che cos'è che ti piace di più mangiare? Sentiamo, sentiamo. Di. Io adoro prima di tutto il pesce. Sì. Poi mi piacciono tantissimo i bucatini alla matriciana. Ecco. Di una persona che me li fa spesso, io li adoro. Sì, ecco, questo è proprio il piatto ideale per chi vuole avere un futuro da modella. Ti ringrazio Antonella, ti ringrazio tantissimo, è stata molto carina. Andiamo avanti con l'ultima lettera di oggi. E sentiamo dunque, cara Sabrina, ti scrivo questa lettera rivolgendomi letteralmente a te. Io vorrei venire nella vostra trasmissione che si chiama Non è la RAI. Ti ringrazio per averci ricordato il titolo, noi ogni tanto, sai, lo dimentichiamo. A me i lavori che mi piacciono sono attore, cantante, concorrente di Non è la RAI oppure lavorare in colonia. Il fatto è che da noi non ci sono scuole per diventare queste cose. Voglio che lei, Mister Sabrina, scusa, Mister, non capisco proprio dove possa venire, mi aiuti e non mi faccia il negativo. Negativo? Che negativo? Io sono cocciuto, molto cocciuto, nel senso che sei decoccio. Qualche ragazzo ha avuto la fortuna perché qualche amico del padre l'ha mandato nel mondo dello spettacolo. Io spero che voi mi mandate nel mondo dello spettacolo. Mister Sabrina, tu che sei la proprietaria di cosa, scusami, aiutami, mandami anche a me nel mondo dello spettacolo, fammi diventare un bravo cantante o un bravo presentatore. Non c'è importanza, mi puoi far diventare un bravo cantante o un bravo presentatore o anche una showgirl. Se non è possibile diventare tutte e tre le cose che vi sembrano assai, anche una non importa. Ti ringrazio, sei comprensivo. Spero tanto che mi mandate nel mondo dello spettacolo. Nome, Rosario, nome d'arte. Rosario, hobby, cantante o presentatore, sogno nel cassetto diventare un bravo cantante o presentatore. Caro cantante o presentatore, io se vuoi ti ci mando nel mondo dello spettacolo. Ragazzi, ce lo mandiamo? Io ti ci mando. Va a fare il cantante, va a fare il presentatore o va a fare la showgirl. Altro dirti, caro, non saprei cosa. Dunque, io vi ricordo ancora il mio indirizzo, la posta di Sabrina, casella postale 6331-0020, Roma, Prati. Mancano ancora 3 minuti, perciò parlerò molto lentamente. Sto scherzando, ragazzi, mi raccomando. È che io mi dicono ancora che io devo proprio riempire questi 3 minuti. Chi facciamo venire qui a parlare? Chi vogliamo intervistare? Le barzellette non si raccontano. No, ragazzi, non vi sento se urlate tutte insieme. Intervistiamo la milanese. Vieni qua, Isabella, vieni qua. Voilà, intervistiamo questa milanese. Abbiamo questi altri 3 minuti. Cara, ciao. In 3 minuti sarai breve, immagino. Raccontaci la storia della tua vita. No, niente, ho 18 anni, vivo a Milano, adesso mi sono trasferita qua a Roma, lavoro qua insieme a loro. Senti, mi diverto come ti trovi con i romani? Ti trovi bene? Sì, abbastanza, anche se mi mancano molto i miei amici, mia mamma e tutti. Come? E tutti. E tutti. Quelli che conosco. Ti mancano tutti quelli che conosci. Senti, ma parlaci un po' di te, tu che tipo sei? Sei un tipo mammone, immagino, visto che parlo. Sì, sono molto mammona, sono timida. E non lo so, parrucchiere come si chiama? Come il parrucchiere come si chiama? Chi è che vuole sapere il parrucchiere come si chiama? Senti, ma parlaci un po' della tua vita di Milano. Cosa fai tu a Milano di solito? Vado a scuola, pomeriggio studio. Durante il tuo tempo libero? La sera esco. La sera esci, dove vai? Vado in una piazza, mi incontro con i miei amici, stiamo là. E qui a Roma invece com'è cambiata la tua vita? Qua a Roma non faccio niente. Non fai niente? No. Beh, come? Non hai nuovi amici qui? Ma ho paura a uscire la sera da sola, perché non conosco nessuno. Ma ragazze, perché non ve la portate un po' in giro ogni tanto la sera, questa povera ragazzina? Scusate. Non mi vuole nessuno qua dentro. Ma come non ti vuole nessuno? Sentiamo, chi è la più simpatica qui? Dici la verità però, non secondo te?
No, sei arrivata da poco, puoi dirci le tue impressioni? Sono tutte molto simpatiche. Tu sei anche molto diplomatica e diccelo. No, è vero. Però e allora dici chi è la più antipatica, dai, chi è? Non... Ambra, scherzo. Ambra. Scherzo, sto scherzando. Sì, beh, immagino. Ambra, se la vuoi strangolare fai pure senza fare rumore, però mi raccomando. No, Ambra, sto scherzando, sei simpaticissima. Ok, va bene, c'è qualcos'altro che tu... Niente. No, va bene. Basta. Ciao. Ok, finalmente questi 3 minuti sono terminati, io vi posso finalmente salutare. Ciao ragazzi, rimanete con noi che dopo ci sono delle cose. Guarda, non vi posso dire che c'è dopo, proprio non ve lo posso dire perché non lo so, io non lo so, che c'è dopo? Che c'è dopo? Pronto? Pronto? Voilà. Ciao, come ti chiami? Ciao, bambolina. Grazie. Ciao. Che gioia. Come si chiama? Giusy. Ciao Giusy. Giusy, scusami un attimo, io volevo salutare la nostra amica Miriana che sta male. Ciao Miriana, noi ti salutiamo tutti, mi raccomando, torna presto perché ci manchi tanto. Ciao Miriana, ti mando un bacione. Allora signora, passiamo al gioco? Certo, sono qui per giocare con te. Bene, giochiamo. Ciao, io sono Barbara e faccio parte del gruppo delle vecchie ragazze di Nonella Rai. Ho 20 anni, e la mia taglia è la 40 e quelli che vedete sono veri capelli. Ciao. Ciao, io sono Vittoria e ho 13 anni e sono una nuova ragazza di Nonella Rai. Sono di Roma e questi sono capelli veri. Ciao, io sono Emanuela, una delle vecchie ragazze. Ho 15 anni, porto la taglia 40, la mia migliore amica è Pamela e questi sono i miei capelli. Ciao. Romina è il mio nome, sono qui dallo scorso anno. Il 15 gennaio avrò 20 anni e questi capelli sono veri. Signora, chi le ha mentito? Per me è Barbara. Perché Barbara? Perché penso che non porti la taglia 40, poi ci sottella. Io? Signora! Cosa ha detto? È magrissima la signora. Adesso la vedo perché il viso è abbastanza Barbara, io sto facendo la dieta. Adesso vedo che è abbastanza magra. No, signora, ha sbagliato. Forse dal viso. No, lei porta la taglia 40 perché è magrissima. L'aveva mentito Romina. Perché Romina? Ci sono una nuova ragazza. È una nuova ragazza, non è una vecchia ragazza, siete signora, mi dispiace. Che non mi conosco più. Lo so, signora, mi dispiace tanto. Ci richiami. Non importa, comunque io mi sento sempre, sono sempre con voi. Grazie, signora. Ciao a tutte. Ciao. Va bene. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, come ti chiami? Stefania. Stefania, quanti anni hai? 28. Cosa fai nella vita? Lavoro come commessa. Sei felice? Abbastanza. Ok, che ok. Giochiamo. Va bene. Ciao, io sono Giorgia, una delle vecchie ragazze della RAI. Frequento il liceo linguistico. La mia taglia è la 40 e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Tania e sono una nuova ragazza. Indosso la taglia numero 40 e il 37 è il mio numero di scarpe. Questi sono proprio i miei capelli. Ciao. Salve, sono una ragazza di Nonella Rai dallo scorso anno, mi chiamo Patrizia, sono una fotografa di 22 anni, peso 47 kg, sono alta 162 cm e questi sono i miei capelli. Lo giuro! Ciao, sono Sonia, il 36 è il mio numero di scarpe e la taglia è 38. Sono una vecchia ragazza di Nonella Rai e questi capelli sono i miei. Allora, dimmi. Allora, per me è la prima... quella ragazza bionda perché ha la parrucca. Ma non è vero. Giorgia, la parrucca? No, sono i miei. Ma no, sono molto veri. Sono la piastra. Ho fatto la piastra, li ho lisciati e sono diventati così lunghi. Ringraziando Dio alla parrucca. Brava signora. Alessandra, vai. Andrea. Ciao. Ciao. Ciao Lucia. Ciao. Dunque, il premio vinto è... Si tratta di 15 tavolette di legno di cedro antitarme. Signora, è contenta? Va bene. Meno male. Ciao. Pronto. Pronto? Pronto? Ciao. Grazie. La verità. Chi sei? Mi chiamo Claudia. Claudia. Sei fidanzata? Sposata. Sposata, ecco appunto.
Hai dei bambini? Una. Come si chiama? Si chiama Sonia. Sonia. Sono in picciona, sì, sono in picciona. E allora io saluto Sonia. Ciao Sonia. Grazie. Passiamo al gioco? Ti guarda sempre. Sì? Allora mi saluto. Molto, sì. Ti facciamo compagnia, vero? Tantissimo. Meno male. Allora io la risaluto un'altra volta. Ciao Sonia. Ecco. Passiamo al gioco. Ok. Bruna è il mio nome e questi sono i miei veri capelli. Sono qui a Non alla Rai dalla scorsa edizione e la taglia che indosso è la 40. Ciao. Ciao, mi chiamo Francesca, ho 21 anni, indosso la taglia 40 e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Francesca Romana, ho 21 anni e 35 è il mio numero di scarpe. Frequento la facoltà di chimica e sono una nuova ragazza. Questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Virginia e sono una vecchia ragazza di Non alla Rai. Tra 5 giorni è il mio compleanno, compirò 20 anni. Il mio numero di scarpe è il 38 e questi capelli non sono una parrucca. Signora, come si chiama? Sono dimenticata. Claudia. Claudia. Allora, chi ti ha mentito? Difficile. Su, su. Penso... Sì, la mamma, sì. Guarda, ti devo indovinare perché proprio è difficile. Forse la terza. Mm? La terza Francesca. Partendo da te. Francesca? Sì. Perché Francesca? Che a vedere i capelli sembra che sia una parrucca. No, signora, giuro, sono i suoi capelli, guarda. Le aveva mentito Francesca, però sull'età, perché lei non ha 21 anni. L'altra Francesca. Ecco, appunto. Ma però Francesca era. Questa? Sono impaperata. Francesca ha 15 anni e non 21. Sembra. Oggi è il tuo compleanno. Sì. Auguri. Auguri, auguri. Ciao, grazie. E allora, pronto? Pronto. Come ti chiami? Sabrina. Ciao Sabrina. Giochiamo subito, ok? Sì. Arrivaglio questo ok. Sì. Ciao, io sono qui dalla prima edizione, mi chiamo Giorgia e oggi indosso una parrucca. Peso 49 kg e indosso la taglia 40. Veronica è il mio nome. Ho studiato per fare l'assistente al montaggio cinematografico e televisivo, ma dalla scorsa edizione faccio parte delle ragazze di Non alla Rai. Ho 23 anni, porto la taglia 40 e questi capelli sono i miei. Ciao! Ciao a tutti, io sono Daniela e vengo da Bolzano. Ho 18 anni e frequento la quinta liceo scientifico. Sono una delle vecchie ragazze di Non alla Rai e questi ricci sono proprio i miei. Ciao, il mio nome è Maria Teresa, ho 18 anni, mi piace lo sport, sono alta 1,70 m, sono qui dalla scorsa edizione e questi capelli non sono una parrucca. Allora, signora, chi le ha mentito? Per me la prima. Non la sento, signora. Per me la prima. La prima? Giorgia, perché? Sì, sul peso. Peso? Quanto pesi? 49 kg. E lei pesa 49 kg, signora, mi dispiace tanto, le aveva mentito la nostra Giacchedu! Perché già che tu è sarda, eh! E tu cosa hai dichiarato? Che venivo dalla Val d'Aosta. Dalla Val d'Aosta. E lei è sarda, già che tu. Mi dispiace, signora, arrivederci. Eccoci qui. Mi raccomando, attenti adesso, ragazze, attenti. E voi da casa soprattutto. Soprattutto. Occhi e orecchie ben aperte perché c'è il pezzo da intenditori. E ve lo dico io che sono un'intenditrice, infatti le ragazze ce ne intendono perché adesso c'è la nostra strepitosa cantante Pamela che canta Born to be Alive. Born to be alive.
Il paragone è forse irriverente, non so se notate, però vi dico che siamo lì, Ambra c'è, io c'è, quindi siamo lì, sicuramente non è, non c'è poi così tanta differenza. Però come, come presento io queste canzoni non le presenterà mai nessuno, non c'è mai stato nella storia della televisione una brava come me. E vi farò vedere perché io vi presenterò oggi le due nostre mascotte, Shaila e Valentina, che oltre anche, cioè Valentina l'abbiamo già vista che conduce, ormai lei è una professionista, però adesso loro due cantano Papà un mamma. Papà un mamma, papà un mamma, papà un mamma. Noi ci spostiamo perché adesso c'è una nostra vecchia ragazza di Non alla Rai, quindi non è al suo debutto, però è emozionata lo stesso. Cosa volete? Cosa avete? L'età, l'età. È Roberta che canta Ballo Ballo. Pazza, pazza, pazza su una terra.
perché sei stata carina, sì, carina, te lo dico io. Poi ti dico tutte le cose che hai fatto, perché lo sai, sono critica, no? E io però volevo dirvi, toglietevi tutte le vostre preoccupazioni, perché Ambra c'è. E con questo noi vi salutiamo, vai ragazze, sigla, ciao!